senti, la notte sta giustificando. Ah. Belisario. Benassi. Presente. Caccamo. Presente. Carlone. Carrus. Presente. Cerquoni. Ciancio. Presente. Cofano. Presente. Goia. Presente. Giuliano. Gugliotta. Presente. Laddaga. Presente. Lancia. Sì, presente. La notte. Lelli. Presente. Lenci. Presente. Lozzi. Presente. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Presente. Villa. Vitrotti. Presente. Chiara, fai tu la presentazione. L'unica presentazione. Sono 17 presenti, assenti la Presidente, più 7 consiglieri di cui giustificare allora, la notte. Considerato che c'è un numero legale, 17 presenti, possiamo aprire la seduta. Il direttore voce sta arrivando comunque. E prima di procedere all'ordine del giorno, io credo di poter, a nome di tutto il consiglio, anche se qualche giorno di ritardo, fare gli auguri a Davide Tutino per il compleanno. Allora, scusate, i primi tre punti... Gli scrutatori. Ah, sì. Allora, nomino quali scrutatori, i consiglieri Carrus, Lenci, Tredicina. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi solo previa comunicazione al tavolo della Presidenza. Grazie. Lenci. Legge. Allora, stavo dicendo che i primi tre punti dell'ordine del giorno riguarda, diciamo, un unico argomento, deliberazione conto della gestione, si riferisce, diciamo, al periodo 2013 dell'ex nono municipio. Io credo, essendo un unico argomento, pur essendo tre punti diversi, di fare un'unica presentazione, un'unica discussione se c'è, e poi andare a votare chiaramente per parti, per punti separati. Bene? Se non ci sono osservazioni su questa procedura possiamo andare avanti, grazie. Allora, prego l'assessore Chiara Gianziracusa, assessore a bilancio, di presentare complessivamente i tre punti, grazie. No. Sì, grazie Presidente. Allora, queste tre delibere in realtà sono un atto d'ufficio perché sono conto di gestione e sono tre perché ovviamente la resa del conto è personale, quindi sono la gestione delle anticipazioni di cassa riguardano l'ex nono municipio, sono tre perché una è riferita a Roberta Cavallari che era in carica dal 1 gennaio al 31 agosto del 2013, l'altra la signora Montone Costanza che è riscuotitore speciale demografico per l'anno 2013 e l'ultima riguarda la dottoressa Cirillo dal 1 settembre al 31 dicembre 2013. In realtà se guardate gli schemi allegati sono riportate appunto le anticipazioni, i mandati di pagamento, il periodo, la tipologia, quindi la causale, diciamo, dell'anticipazione e la deliberazione. È già passato in commissione, non credo che ci sia moltissimo da aggiungere, sono semplicemente atti d'ufficio e non so se ci sono ulteriori necessità di spiegazione, ma insomma tutto qua, grazie. Grazie assessore, allora apriamo la discussione, se ci sono interventi.
non mi sembra che ci siano interventi, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto uno per uno. Allora, primo punto, periodo 1 gennaio 2013, 31 agosto 2013. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono. Chi è favorevole? Allora. Allora, 22 voti a favore, quindi è stato approvato. E allora, votiamo per l'immediata esecutività di questo punto. Chi è favorevole? Posto? Allora, secondo punto, dichiarazioni di voto, non ci sono. Chi è favorevole? 9,35. Allora, Davis, Caccamo, Vidrotti, Lancia, Ciancio, Belisario, Migliotta, Stelitano, Gallo, Melici, Orfano, Venazzi, Villa, Coglia, Lozzi, Migliotti, di qua sono tutti favorevoli, tutti Scarlone, Magrone, Vighi e con chi si astiene. Chi si astiene? Chi è contrario? Allora, votiamo per l'immediata esecutività di questo punto. Chi è favorevole? Posto? Siamo al terzo? Allora, sempre 22 voti a favore. Terzo punto, ci sono dichiarazioni di voto? No. Chi è favorevole? Allora, Poli, Carlos, Caccamo, Sidrotti, Allora, sempre 22 voti a favore. Allora, votiamo adesso per, anche per questo punto, per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre 22 voti a favore. Grazie. Allora. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta 22-2014 attuazione del piano casa Roma Capitale. E chi è che presenta questa proposta? Il Presidente della Commissione Poli, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, Vicepresidente Morgi, Assessori Gianziero Cusa e De Simoni. La proposta che oggi è in valutazione e all'attenzione del Consiglio
ci perviene da Roma Capitale per l'attuazione del piano casa di Roma Capitale, appunto, per l'adozione delle varianti al piano regolatore generale su 10 piani di zona. La nuova proposta di deliberazione, che reca il numero 22, è similare alla precedente proposta della Giunta Capitolina, la numero 59 del 2011, ad eccezione del numero dei piani di zona interessati. Questa a dimostrazione dello sforzo che l'amministrazione capitolina sta facendo, quindi c'è una riduzione da 20 piani di zona a 10 piani per la densificazione, quindi per l'aumento di volumetrie e cubature. La deliberazione è stata più volte portata all'attenzione della commissione che presiedo, durante la quale, insomma, abbiamo potuto esaminare sia gli elaborati ma anche i vecchi elaborati che l'amministrazione comunale aveva posto a disposizione durante il processo di partecipazione che si era celebrata nel 2011 qui nel ex decimo municipio. In quell'occasione il Consiglio del Municipio Decimo espresse un voto contrario sulla proposta di deliberazione numero 59, con deliberazione numero 18 e con un ordine del giorno collegato al numero 7 del 23 giugno del 2011, ritenendo che gli elaborati posti alle valutazioni del Consiglio e la proposta complessiva non fosse adeguata in termini di risposta e quindi di erogazione, quindi concretizzazione di servizi per i territori già fortemente compromessi. Partendo da questo dato di fatto, quindi acclarato che per ciò che attiene la partecipazione Roma Capitale ha dato per inteso quel processo che si è celebrato nel novembre del 2011, abbiamo esaminato gli elaborati che sono identici, gli stessi, a quelli della vecchia consigliatura. Quindi la Commissione si è soffermata in particolare a una valutazione d'ordine generale per ciò che attiene soprattutto i benefici che i nostri territori potrebbero, insomma, ricevere in cambio della edificazione di queste densificazioni, e la Commissione ha valutato in insufficienti i dati che abbiamo a disposizione. Per ciò che attiene il piano di zona di 5 Romanina, gli uffici di Roma Capitale certificano una previsione di oneri di densificazione di 5.071.000 euro, a fronte però di opere secondarie da realizzare che si attestano ai 38 milioni di euro. L'esigenza più sentita del quadrante, lo abbiamo visto anche durante i nostri lavori di commissione, non urbanistica ma anche scuola, sono quelli di avere servizi soprattutto scolastici, quindi asilo nido e scuola materna, che però gli elaborati di Roma Capitale ci riportano in project financing, quindi all'esterno di questi oneri che dovrebbero ricadere sul territorio. Per ciò che attiene invece il piano di zona di 6, o Osteria del Curato 2, Roma Capitale ci dà una previsione di 648.000 euro di oneri di densificazione e il quadrante interessato avrebbe espresso la necessità, ma cosa che sappiamo che è conclamata, di una scuola, che Roma Capitale stessa ci certifica in 1.300.000 euro di fabbisogno, per cui dal punto di vista ragionieristico abbiamo visto una discrasia tra quelle che sono le esigenze del territorio e gli elaborati che, ripeto, sono gli stessi formulati durante la precedente consigliatura. Ma la Commissione non si è soffermata solo a questo, perché al di là di queste considerazioni abbiamo fatto anche una ricerca delle opere di urbanizzazione che debbono essere concretizzate nei territori. Per quanto riguarda Romanina, ovviamente la Commissione ha omesso, anche se probabilmente qualche intervento che seguirà, perché in Commissione ci sono stati, è stata ricordata ovviamente l'urbanizzazione più grande che riguarda Romanina, che
la futura centralità, ma la Commissione non ha ritenuto di inserire nulla nell'atto perché questo tipo di intervento non è stato ancora deliberato da Roma Capitale, per cui si è ritenuto inopportuno. Per ciò che invece riguarda il piano di osteria del curato, abbiamo verificato che ci sono numerosi interventi che debbono essere realizzati, ma che sono già stati deliberati, ad esempio la compensazione dei diritti edificatori del comprensorio Casetta Mistici, che risale a una deliberazione del Consiglio Comunale del 2006, il piano di zona 11, via Lucrezia Romana Bis, che è una deliberazione più recente del 2011, poi c'è l'ampliamento dei volumi di proprietà della BCC Solution, questa è anche una deliberazione piuttosto recente, infine la realizzazione dei comparti edificatori relativi al piano particolareggiato O33 Lucrezia Romana, per cui abbiamo verificato che già il quadrante sarà interessato, quindi le delibere già ci sono ed è quindi in fase di concretizzazione, una serie di opere di urbanizzazione piuttosto pesanti, in un contesto generale di forte carenza infrastrutturale, per cui la Commissione, dopo aver valutato questi dati, ha espresso un parere contrario alla proposta che ci perviene da Roma Capitale. Grazie. Grazie a lei, consigliere Poli. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire è pregato di prenotarsi. Allora, consigliere Lalozzi, prego. Allora, noi come Movimento 5 Stelle siamo contrari a queste densificazioni perché spesso e volentieri, come siamo abituati negli ultimi anni, si parla di emergenza abitativa solamente quando bisogna dare potere ai costruttori di fare nuove edificazioni, ma non c'è un progetto concreto dietro all'emergenza abitativa, non si fa una lista aggiornata dal 2001 per vedere quante persone veramente stanno in emergenza abitativa, non si fanno i censimenti degli immobili pubblici sfitti e non abbiamo in maniera concreta contezza di quanti siano. Gli immobili già di proprietà del Comune di Roma in gestione alla Romeo stanno cadendo a pezzi con le persone che vivono dentro e che chiedono continui interventi e nessuno interviene. Poi improvvisamente progetti bocciati o meglio tenuti in sospeso nella precedente consigliatura riemergono per magia in questa e sotto l'immagine dell'emergenza abitativa. Dobbiamo risolvere il problema. Siamo veramente sicuri che fare oggi appartamenti secondo la legge 167 risolva il problema dell'emergenza abitativa di chi non ha lavoro, di chi non avrebbe neanche la possibilità di accedere a mutui agevolati o qualsiasi altra cosa? Queste sono speculazioni continue che devastano il territorio e spesso e volentieri gli oneri concessori non sono, come ha detto anche il Presidente della Commissione, non sono neanche sufficienti per le opere pubbliche che si chiedono in prima istanza. Il Comitato di Quartiere di Osteria del Curato ha fatto presente che loro sarebbero favorevoli alla densificazione nel loro territorio se delle opere pubbliche fossero fatte. Il problema è che nessuno ci dà la garanzia che quelle opere pubbliche poi vengano fatte. L'unica garanzia, approvando o dando un parere favorevole a questa delibera, è che si dà il via ad una variante nel piano regolatore. Dopodiché quello che succede non lo potremo né sapere né vincolare, quindi per noi il parere è assolutamente contrario. Logicamente in delibera sarà specificata il punto di vista del Comitato di Quartiere in modo che al Comune sappiano che se vogliono minimamente poter intervenire in tal senso debbono almeno garantire per iscritto e non verbalmente determinate opere. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lozzi. Consigliere Tutino, prego. Tutti noi stiamo capendo che però purtroppo i tempi della comprensione sono lunghi perché culturalmente e politicamente occorre una maturazione di questa città e di questa società. Tutti noi stiamo comprendendo che il cemento
a Roma non è la soluzione. Il cemento a Roma per tanti aspetti è stato il problema. La città che era la culla della spiritualità, in un certo senso mi viene da dire la città che ricordava il pellegrino, che il suo passaggio sulla terra era un passaggio, quel memento mori è diventato cemento mori, è diventato veramente una memoria del fatto che siamo destinati a soffocare sotto la speculazione. Questa proposta che ci arriva dal Comune di Roma è stato ben spiegato dal Presidente della Commissione e anche dalla collega Lozzi. Questa proposta in realtà prevede, per una realizzazione di nuove edificazioni, oneri a scomputo che non bastano a realizzare le opere che si dicono necessarie. Quindi il cemento è certo, le opere sono dubbie. In realtà conosciamo la storia un pochino e sappiamo che questo significa che il cemento è certo, ed è certo che le opere successive, che siano scuole, asili nido o ad altro, è altrettanto certo che non verranno realizzate. Roma ha bisogno oggi di riqualificare l'esistente, ripensare l'esistente. Ha bisogno che il lavoro che nell'edilizia si è fermato riparta come ripensamento della città già esistente, e che tutto ciò che è emergenza abitativa, a partire, e questo riguarda tutti i cittadini, ivi compresa l'emergenza abitativa che viviamo fortemente in questo territorio dei Rom, ha bisogno di essere riassorbito dalla città già esistente, che a sua volta va riqualificata, non va ampliata. Per questo occorre veramente pronunciarsi di nuovo, come già il municipio, l'ex municipio 10 aveva fatto, negativamente sul piano proposto da Roma Capitale, che sostanzialmente è lo stesso. C'è stato un impegno, una riduzione da parte dell'assessore Caudo, questo va detto, un tentativo di riduzione delle cubature, ma dietro c'è la stessa pressione, dietro c'è la stessa idea di città, che va invece ripensata per riqualificare l'esistente, riassorbire le emergenze abitative nella città già consolidata, che va invece ripensata urbanisticamente. E tutte quelle emergenze, ripeto, che ci riguardano, a partire dall'emergenza del campo di concentramento Rom che abbiamo alla Barbuta. Grazie. Grazie consigliere Tutino. Consigliere Ciancio, prego. Buongiorno, grazie Presidente, grazie consiglieri. Io ringrazio il vicepresidente del municipio che è qui con noi oggi come vicepresidente, ma non come deputato a farci chiarezza su un argomento così importante come queste due proposte che arrivano dal Campidoglio e su cui, premetto, ci dobbiamo esprimere con qualcosa di fattivo. Quindi ribadisco sin dall'inizio che condivido il parere di suggerimento che forse chi è delegato a questo argomento ha inviato alle commissioni, però sulle modalità di lavoro ritengo che forse noi dovremmo dire qualcosa di più, e potevamo dire qualcosa di più. Noi abbiamo due interventi importanti, la Romanina e Osteria del Curato.
dove si devono fare degli interventi di edilizia economica popolare convenzionati. A cosa dovremmo produrre queste modalità di urbanistica, queste modalità di pianificazione? Cosa devono produrre per i cittadini? Tante cose che non sono state fatte: le residenze per anziani, piscine, scuole, l'ha detto già chi mi ha preceduto. All'Osteria del Curato dovremmo completare il Riccio, però tutti parlano del Riccio, ma è una viabilità che ci permette di accedere all'aria. Poi il sottopasso di via Lucrezia Romana. Qualcuno pensa che si possa rilanciare l'economia attraverso queste delibere urbanistiche. Qualcuno invece ci aveva detto che si cambiava tutto, l'urbanistica non era più sopportabile con questo modello, bisognava cambiare tutto, quindi un modello di rigenerazione urbana che non era questo. Allora io dico questo, che se noi veramente vogliamo lavorare su qualcosa di concreto su queste due delibere, dobbiamo pensare assolutamente alla convenzione urbanistica, che naturalmente nella passata consigliatura, e lo devo dire, delibera 70, qualcuno ha pensato bene di cambiarla, e quindi è da qui che parte il tutto, perché nella convenzione ci sono proprio gli articoli che decidono i tempi e i modi per realizzare le cose pubbliche. E allora, io non so, magari faccio l'architetto, ma non tanto, avrei voluto in commissione una bella relazione che spiegasse la convenzione, che è la cosa più importante di questo passaggio. Cioè, se vogliamo incidere e partecipare allo sviluppo di questi quadranti, dovremmo elaborare una convenzione. Se invece la convenzione è elaborata esclusivamente da parte del privato, ma il privato lo sapete come si chiama? Ve lo dico subito. Comparente privato, il RUP viene nominato dalla comparente privata, cioè vuol dire che il responsabile unico del procedimento non è più un dipendente dell'amministrazione pubblica, bensì è un dipendente di chi deve propinare queste opere private. Allora, la comparente privata determina le regole per legittimare anche l'edificazione e i tempi di esecuzione. Noi lamentiamo che in tutti i quadranti dove si persegue questo tipo di pianificazione rallentano. No, ma sono legiferate. Nella convenzione c'è scritto, dice, dopo 3 anni saranno fatte. No, velocemente, contestualmente, anzi ho scritto, qualcuno mi scrive e mi dice che le opere da realizzare devono essere fatte, no, ma prima diventerebbe troppo impegnativo per, io capisco, le devono camminare contemporaneamente, invece camminano dopo. Io ho studiato molto questo argomento perché ritengo che è un impegno per noi, un impegno forte dire di no all'urbanistica. L'urbanistica è quella materia che fa diventare ricchi o poveri alcuni quadranti, ricchi di servizi, ricchi di quello che serve, però con queste modalità di pianificazione, cioè quindi camminare in parallelo sullo sviluppo di quello che deve essere fatto. Se naturalmente le analisi dicono che bisogna farli, perché poi vorrei capire tutta sta destinazione fondiaria, sono 18,29 ettari dedicati al privato, per gli standard li dobbiamo trovare da un'altra parte. Io penso che 15,20 metri di verde diventano forse pochine in alcune aree, 3,48 metri quadri di parcheggio sono sempre esigui. Questo era per quanto riguarda la Romanina. Io avrei gradito una discussione più puntuale, ma sugli strumenti su cui possiamo incidere.
Diversamente noi potremmo esprimere un parere contrario ed è quello che faremo senz'altro, però non abbiamo prodotto un atto che ci permetterà di confrontarci col Campidoglio, perché se di parere si tratta è un parere su cui ci potranno volare sopra. Un parere sul lavoro che sta facendo l'assessore Cauto, che ha attaccato quotidianamente rispetto alla bozza, allo schema di convenzione urbanistica, io ritengo che dovremmo assolutamente approfittarne affinché il municipio possa dare un'indicazione. Un'altra cosa che, come dire, su cui noi dovremmo riflettere è il fatto che è una delibera unica che non riguarda il nostro municipio, ma riguarda tutti gli altri municipi. Quindi l'espressione di parere sul nostro municipio implica che noi diciamo anche no in altre zone del territorio romano complessivo, quindi, perché è indirizzata e ci sono delle proposte che riguardano anche altre opere, come ad esempio l'abbattimento delle torri del Tor Bella Monaca e altri piani, come valorizzazione del patrimonio ATER, già patrimonio dell'ATAC. Quando sento la parola valorizzazione già mi preoccupo, perché non è quello che noi intendiamo, non era quello che nelle linee di indirizzo approvate a luglio si parlava. Comunque siamo pronti a dare battaglia e a dare il contributo affinché la cosa più importante di questo passaggio possa avere degli articoli che diano garanzia sull'esecuzione dei servizi pubblici. Gli articoli che dovranno essere cambiati dovranno essere il 13, l'articolo 16 e l'articolo 19. Questi sono i tre capisaldi per garantire in qualsiasi pezzo di città i servizi necessari per avere degli standard adeguati nei territori di questa capitale. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Consigliere Matrodolo, prego. Scusate, buongiorno. Vicepresidente facente funzioni, buongiorno. Consiglieri e Presidente Morcia. No, io ho fatto l'intervento, non voglio fare l'intervento, voglio soltanto capire, perché purtroppo c'è qualcosa che non mi torna su questa delibera, quindi ho chiesto di intervenire, ma vorrei intervenire dopo, magari in dichiarazione di voto, dopo aver sentito, no, dalla mia espressione, dopo aver sentito l'assessore, perché mi sembra la cosa più logica, perché qui vedere, cioè pare che ci sia come un dubbio, forse non ho capito, scusate, però io non faccio parte della commissione, pertanto sto leggendo gli atti adesso. Però qua si dice, si esprime parere contrario alla delibera del comune, giusto? Quindi noi esprimiamo parere favorevole alla delibera e contrario al parere e al parere del comune, giusto? Quindi è questo quello che ho capito, giusto? Quindi parere contrario al parere del comune e favorevole alla delibera. Vabbè. Alla proposta del comune e favorevole alla delibera. Io a questo punto, dopo aver sentito l'intervento, faremo le nostre considerazioni, perché ho detto, non facendo parte della commissione, leggendo gli atti adesso, mi sembra ci sia qualcosa che non mi è chiaro, o almeno non c'è chiaro, perché anche ascoltando i messaggi degli altri consiglieri ho visto che c'è qualcosa che... Qualche dubbio ci è venuto su questo, forse è un dubbio strano, non lo so, però Presidente Poli, io mi auguro che le prossime commissioni possa far parte della sua commissione, perché per avere un po' visto che mi hanno detto che si parlerà di Romanina, di centralità, che si sta lavorando, mi auguro di far parte di quella commissione, diciamo come quasi esperto, non come consigliere, e cercare di capire che cosa sta succedendo, perché effettivamente io all'epoca votai favorevole
se non erro, nel 2010, 11, quindi sono passati tanti anni, quindi la mente. E vedere adesso che io voto ai contrari, adesso vedere che tutto il PD sta andando contro un parere del Comune, contro una delibera del Comune, effettivamente qualche dubbio mi è venuto, dico là c'è qualcosa che non va, augurandomi che non sia una lotta intestina, una lotta interna al PD che sta facendo qualche cosa che va contro i propri vertici. No, io mi auguro, ho detto soltanto così, l'ho buttata così, perché non è che voglio dire altro, perché ho detto, si è parlato dell'assessore Caudo, si è parlato del piano casa, si è parlato della Romeo, si è parlato di tante belle cose, però vedere questo mi lascia un po' perplessi, effettivamente sì. E allora gradirei, Presidente, mi rivolgo a lei, se magari possiamo ascoltare un attimo l'assessore dei lavori pubblici, nonché facente funzioni da Presidente, oggi per 15 giorni continuerà a fare facenti funzioni, ci saranno un po' dei botti e botticelli, però no, ci saranno, Presidente, e allora... E niente, non, purtroppo ho detto ci avete trovato spiazzati, perché effettivamente c'è un'anomalia, qualche cosa che non c'è chiaro. Pertanto, assessore, presidente, veda lei, chiarisca. Grazie. Se non ci sono altri, consigliere Stellitano, prego. Grazie presidente, signori consiglieri, assessore pro tempori. E, no, io volevo iniziare questo intervento perché continuo, Presidente Villa, mi rivolgo a lei perché non vorrei che il consigliere Tudino inizia un altro sciopero della fame, perché continua a non avere il suo microfono. Ma che ci vuole fare il microfono, Presidente? C'è accanto il bravo direttore. Io veramente capisco, lei è un giovane Presidente del Consiglio e perciò ancora deve prendere le misure con gli organi istituzionali, però la prego, consigliere, la prego di non fare, se no glielo danno, fra 15 giorni iniziamo un altro sciopero della fame. No, scherzi a parte, no, veramente mi dispiace vederlo che una volta si appoggia da una parte e una volta. Allora io inizio questo il mio intervento, non volevo intervenire perché mi sembra strano che un autorevole capogruppo di un partito che ha gestito Roma per 5 anni non ha letto una delibera così importante. Una delibera così importante che aveva bisogno di avere in aula chi ha la competenza, cioè l'assessore all'urbanistica. Non vorrei rimpiangere quella persona sgradevole che per anni è seduto nei tavoli di questa maggioranza che faceva l'assessore urbanistica. Il presidente dell'ex commissione urbanistica non avrebbe fatto gli errori che abbiamo fatto noi, avrei voluto avere un dibattito con l'assessore comunale in aula, visto che questa è una apripista o una apriscatole, sempre per quei poteri forti dell'urbanistica, anche perché ormai sono loro che gestiscono le amministrazioni municipali, comunali, è più presente nel territorio Scarpellini che alcuni assessori e consiglieri che vanno, gli fanno il codazzo anche, e perciò mi sarei aspettato da questo consiglio, prima di fare questo consiglio, questo di mettere all'ordine del giorno, avrei gradito che il presidente della commissione urbanistica avesse fatto una commissione per vedere gli oneri che in tutti questi anni sono stati così detto che venivano messi in questo territorio, invece ancora non le vediamo. Vogliamo vedere l'osteria del curato per uscire la mattina dall'osteria del curato, quanto tempo ci vuole? Qui c'è in aula anche il presidente del comitato di quartiere che ogni tanto ci incontra e si lamenta che, assessore Morgia, mancano ancora le strisce. Lei che è un bravo assessore
delle strisce pedonali, ancora lì a Osteria del Curato mancano le strisce. E cioè la mattina troviamo dal centro anziani abusivo, a via delle Capannelle troviamo una lunga fila di gente, tutti quegli oneri della banca, che fine hanno fatto? E perciò mi sarei aspettato un prima di fare questo atto, capisco scadeva, capisco, abbiamo fatto scadere il piano casa, Presidente Villa, lei si ricorda, è stato uno dei miei primi contestatori, e io, il Presidente della Commissione a scorsa consigliatura, non portava all'ufficio consiglio il piano casa e pretendeva che io, povero il Presidente del Consiglio dell'epoca, andavo a ricercare, no, il piano casa, poi della Polverini, amici di Matronola e altri. Perciò, consigliere Matronola, veramente che lei viene in aula e dice e afferma in pieno consiglio che lei non ha letto la delibera, io sinceramente, ma ce fa o c'è? Perché sinceramente pensa male, è peccato, ma ci si indovina. Perciò che lei chieda di sentire l'assessore, che l'assessore è addetto alle buche e alle strisce pedonali, che muore, si mette, ci vuole spiegare in due giorni l'urbanistica. Oddio, sono preoccupato, perché l'altra sera per due strisce pedonali ci ha tenuto 20, mezz'ora. Sicuramente ci terrà fino alle 2 oggi per parlarci di questo argomento. Perciò io vi prego di fare chiarezza e di non farsi tirare per la giacchetta, perché questo qui, signori consiglieri, è un apriscatole per il futuro, per la centralità di Romanina, di 2 milioni di metri cubi di cemento. Io penso che i nostri nipoti, noi figli, ci malideranno un giorno, come quelli che oggi malediscono quelli che hanno fatto la Banca America Express. Ma vi immaginate che obbrobrio accanto alla Villa dei Sette Bassi vedere quell'obbrobbio di vetro? Chi è che va a controllare quelle aziende che hanno preso i lavori vicino a via Renato Salvatori, che ancora non ci sono le fontanelle? Non stiamo parlando di una scuola, una chiesa, una banale fontanelle. Perciò io sono veramente arrabbiato con questa maggioranza. Si ricorderanno i consiglieri della scorsa consigliatura che io sono partito dalla Calabria per venire a sostenere, a mantenere la mia maggioranza. La Presidente se ne va in Argentina. Questa delibera viene portata in aula senza il parere della Giunta, quando invece in questi mesi la Giunta ha deciso pure il colore della carta igienica del centro anziani di Romanina. Adesso dice diamo parere, diamo al Consiglio, potrebbe essere un buon inizio, ma iniziamo delle cose o qualcuno si nasconde perché ha paura di esporsi. L'assessore Caudo, il Presidente della Commissione Comunale dovrebbero venire in aula e spiegarci, perché così il consigliere Matrona non la capisce, perché stamattina ci ha confermato che lui non ha ancora capito. Sinceramente, che non capisce lui, che il Presidente della Commissione si affretta a portare in aula questa cosa per scherzare. Queste commissioni non devono durare un quarto d'ora e affrettarsi ad avere il parere con delle maggioranze risicate. Deve riuscire a capire anche il consigliere Matronola. E poi se capisce lui siamo tranquilli che capiscono tutti. Grazie. Grazie consigliere Stevitano. Ci sono altri interventi? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, consiglieri tutti, assessori e Vicepresidente Morgia. Ringrazio anche i cittadini che sono qui presenti per
ascoltare la pronuncia dell'Aula rispetto a questo tema. Oltretutto, anche in base agli interventi che mi hanno preceduto, penso che il parere negativo dell'Aula sia unanime, perché da ciò che abbiamo udito nessun consigliere che siede in questi banchi si è pronunciato favorevole a questo, a quest'ulteriore densificazione che qualora noi chiaramente non votassimo il parere contrario alla delibera capitolina ci accingeremmo a vedere sui nostri territori. Io parto dal presupposto che rispetto al lavoro svolto dall'assessore Cauto ritengo che sia stato fatto un passo avanti in merito alla riduzione dei piani di zona da 20 a 10 rispetto invece a quelli che erano stati avviati nella scorsa consigliatura. Parto da questo presupposto come buon auspicio chiaramente, ma non è sufficiente per ciò che concerne i nostri quartieri. Non è sufficiente perché per quanto riguarda il cemento e le densificazioni non è più possibile parlare di riduzione del danno. In territori soprattutto già stressati e abusati da un'espansione ormai senza regole che hanno subito negli ultimi decenni. E soprattutto basta alle densificazioni dietro lo spauracchio dell'emergenza abitativa. Questo non è più sostenibile. Non è più sostenibile perché se di emergenza abitativa si tratta ed esiste ed è un problema reale in questa città, non si realizzano le opere in project financing. Se si intende affrontare l'emergenza abitativa, si intende mettere in discussione opere che rimettano anche al centro del dibattito politico il perché ci siano più di 140.000 appartamenti sfitti nel territorio del Comune di Roma in mano ad enti, fondazioni e quant'altro, anziché avvelenare i nostri quartieri con ulteriori cementificazioni private. Per cui, facendo queste considerazioni, ritengo che il parere sulla delibera capitolina sarà contrario dando il parere positivo che questo municipio ha la facoltà di attuare sulla delibera in merito alla proposta 22 del 2014, per cui da ciò che ho sentito anche dagli altri consiglieri penso che l'Aula si possa esprimere all'unanimità rispetto a questo atto. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Buongiorno Presidente, buongiorno Assessori, colleghi. Allora, mi scuso per il ritardo, ma stamattina non è che stavo in grandi condizioni, però qualcuno ha pensato che non riuscissi a venire in aula per votare, ma ce l'abbiamo fatta. Dicevo sì, ma era così importante il voto tuo? Beh, comunque è importante dare il proprio contributo su situazioni di questo tipo che influenzano, diciamo, intervengono sul tessuto del nostro municipio. Io partirei ovviamente da una contraddizione di merito, perché se qualcuno si preoccupa del fatto che la Giunta non abbia dato un parere, ebbene sì, effettivamente c'è qualcosa che non torna, non quadra, ma lo stiamo dicendo noi da quest'altra parte, lo stiamo dicendo da qualche mese, insomma. E vi stiamo anche dicendo di risolverlo tranquillamente in casa queste diatribe con una dialettica, io penso che debba essere intelligente e guardare il risultato del territorio invece che il proprio singolo vantaggio. Però ancora non siete riusciti ovviamente a fare questo ed ovviamente poi succede che la Giunta non dà un parere. Ma non dà un parere non perché non sa che cosa fare su questa densificazione, non dà un parere perché c'è una contraddizione in atto ovviamente tra il Comune di Roma e il Municipio, cioè dello stesso partito di maggioranza, quindi il Partito Democratico. È normale che i colleghi comunali spingono affinché Cauto possa fare certi interventi e da quest'altra parte è presumibile che
che comunque chi mette la fascia sul territorio poi ne deve rispondere. E quindi capisco che qualche collega comincia a avere, insomma, ovviamente l'indecisione di dire mi allineo al partito oppure invece do, capito, ho un comportamento territoriale per quello che è giusto fare. Questo è il dilemma, ecco perché la Giunta poi non ha dato, secondo il mio modesto parere, non ha dato una, diciamo, un significato, non ha dato un giudizio e ha lasciato all'Aula la possibilità di schierarsi nel miglior modo possibile. E quindi la perplessità del consigliere Stritano, insomma, la vedo molto banale, perché sono l'ABC della politica questa, se non la capisce qualcuno che fa poi da diverso tempo, secondo me diventa preoccupante. Il problema invece è che bisogna poi stare sul territorio, e quindi noi siamo quelli che ci mettiamo a faccia. Io ho detto in diverse occasioni, in 2 o 3 consigli, e ho esortato i colleghi ad valutare, quando si parla di urbanistica e di interventi territoriali, no? A valutare specificatamente tutto quello che si fa, perché poi se qualcuno pensa di allinearsi e dare il proprio contributo di voto, no? Legandosi a, diciamo, dialettiche di partito, beh, poi dopo non è che vanno a prendere partito, vanno a prendere riferimento chi ha votato, chi era presente in quest'aula e ha detto sì, no o no, insomma chi ha dato il suo parere. Per cui io mi terrei ben distante dagli schemi e cercherei ovviamente di dare il contributo, cioè di valutare asetticamente senza essere condizionato. Per cui se uno fa questo tipo di ragionamento non è che ha tante difficoltà nel dare il proprio contributo. Perché? Perché quando, per non essere tecnici, perché poi l'urbanistica all'interno ha un tecnicismo elevato, per cui a volte fa perdere, no, il riferimento di dove si deve arrivare, ma per essere proprio banalmente, insomma, superficiali, però quanto basta, è normale che quando uno parla di densificazione significa che tu aumenti una cubatura che devi portare su quel sito territoriale per avere maggiori oneri. Bene, allora se tu devi digerire, perché qui non è che ce lo ricordiamo oggi, insomma io non è che ho 15 consigliature alle spalle, ce ne ho 2 e mezzo con questa, ma mi ricordo, insomma, che anche il buon medici, va bene che da qualcuno viene riesumato con molta tranquillità, beh, diceva comunque sia non possiamo fare più di tanto, ma quello che ci dobbiamo subire ce lo subiamo, però ci abbiamo dei soldi per fare qualcosa. Bene, quindi se anche lui aveva digerito questo, insomma è tutto dire. Perché poi l'urbanistica, no, agisce in questo modo, ti propone sul territorio, ti obbliga da piano regolatore a fare delle cose per poi dire vabbè, però ti porto i soldi, soldi che non ci sarebbero mai stati diversamente. Non si è mai visto negli ultimi 10 anni che l'amministrazione di qualunque colore possa aver fatto interventi di strade, fogne, no, o illuminazione, tranne in qualche raro caso, autonomamente, se non da fondi derivanti da oneri di interventi urbanistici. Questo purtroppo è il grave danno a cui, no, il grave risultato a cui ci dobbiamo raffrontare. Ed è ovvio quindi che tutto è legato a questo. Allora anche in questo caso si densifica per aumentare gli oneri. Bene, con questi oneri che cosa ci facciamo? Dice, beh, ci facciamo le strade, opere di urbanizzazione primaria nella sua completezza, la secondaria con scuole di tutti i livelli. Dice, bene, perlomeno, no? Mi sono preso un antibiotico e comunque qualcosa ho curato. No, se andiamo a vedere il quadro troviamo project financing, cioè interventi di privati. Troviamo che la cifra che è stata destinata per la secondaria non è sufficiente perché gli oneri che entrano sono minori di quelli che servirebbero per fare la scuola. Ora a quel punto qualcosa non quadra, ovviamente non è che poi 1 più 1 fa 6, no? Non è mai, magari, però voglio dire, qualcosa non funziona. Allora se non funziona, perché a noi ci propinano cose che non funzionano? Perché comunque fa comodo a qualcuno, perché comunque il presidente della commissione urbanistica di Roma spinge affinché si possa ripartire. Bene, un conto è ripartire e un conto mettere in linea quello che è il settore per cercare di dare risposte,
e un conto poi entrare nello specifico. Sono due cose diverse. Cioè, come per dire, bene, dobbiamo trovare lavoro perché la gente non ce l'ha più, ok? Oppure per quell'azienda bisogna fare determinate cose. Cioè, è uno spaccato che rientra in un argomento generale, ma non è detto che sia quella la strada giusta per quel tipo di argomento. Quindi in questo caso avere una densificazione senza avere dei risultati certi o perlomeno delle cose ben evidenti, beh, insomma, voglio dire, no, se dobbiamo mandare giù qualcosa di pesante, facciamolo nel momento in cui almeno possano dare risposte alle numerose richieste che noi abbiamo su questo territorio da diverso tempo. Chiudo dicendo che ovviamente dovremmo noi, no? Io vedo che un po' Romarina, un po' la densificazione, cioè sono 10 mesi che questo municipio d'urbanistica non ne mastica. Io l'ho già detto in commissione diverse volte, l'ho detto che non si può permettere, non ci possiamo permettere il lusso di non trattare questo settore in modo adeguato. La Presidente che si tiene le sue deleghe deve essere presente, deve dire come evidentemente entrare nel merito, perché non è che ci abbiamo il printer fiscale, ok? Non è che sono due pezzetti di roba qui, qui sono milioni di metri cubi, per cui siccome tutto sta sul piano regolatore, va bene, quindi tutto si farà e ve li state rendendo conto perché arrivano pezzetti per volta, che anche se noi diciamo no, 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 no qui, ma lì è sì, quindi se non ci mettiamo la faccia in modo determinato, perlomeno a difendere i famosi, dico sempre, 100 milioni di euro che entreranno tra Ciampino X2, come si chiama, potevamo mettere X1 o X2, mi sembra una schedina, poi Morena, Romanina, Anagnina e tutto quello che deriva, se non perlomeno cerchiamo di entrare in questo metodo blindando tutti gli interventi degli oneri, perché a noi devono star bene. A noi che siamo qui in questo municipio dobbiamo star bene quello che viene fatto sul territorio. Se non facciamo almeno questo e non ci organizziamo, io penso che, no, a camminarci sopra è sempre successo e continueranno a farlo, chiunque sia. Perché ricordo che questo ragionamento lo sto facendo non perché sto dall'altra parte, perché qualcuno sa bene che anche nella scorsa consigliatura io ho votato contrario o sono uscito dall'aula, non mi ricordo, quindi perché comunque ho votato contro Romagna. È uscito, consigliere, è uscito dall'aula. Sono uscito, grazie, quindi è maggior ragione. Ok? E ho votato contro Romanina nonostante che alla Roma Capitale c'era la Giunta Alemanno, c'era l'assessore Corsini che aveva detto di portare avanti perlomeno il progetto della centrale Romanina, e noi siamo usciti e non mi sembra che sono il solo in quest'aula a dire questa cosa, quindi la coerenza è fattore importante. Grazie. Grazie consigliere Giulia, un attimo consigliere Matrono, alla fine della discussione do la parola per fatto personale, alla fine della discussione, grazie. Allora, ci sono altri interventi? No, ha chiesto di intervenire il vicepresidente Morcia, prego, dopo la discussione. No, Presidente. Ma non fa la conclusione, non sono le conclusioni, è un intervento. Va bene, consigliere Matrono, un minuto. No, io soltanto sarò molto breve perché l'attacco del consigliere Siridano mi ha detto che effettivamente io non capisco, e effettivamente ha ragione, io non capisco. Non capisco perché è una lotta interna al PD. Non capisco questa delibera, ma capisco che la lotta viene dall'interno del PD, può venire da IDS, dalla Margherita, uno scontro interno, un Coratti Stampede, questo sta succedendo, cioè, quindi capisco, io mi auguro soltanto che questa lotta interna non ci porta discapito, non ci porta qualche problema, consigliere Seritano, perché giustamente lei ha parlato di strisce pedonali non ci azzeccano nulla. Come io mi auguro che l'assessore Morgia, come ha spiegato bene il consigliere Giuliano, ha spiegato molto bene, lui è uscito dall'aula, io votai favorevole, ma Alemanno sta con loro e sta contro di me, quindi io dovrò votare favorevole a questo e lui dovrà votare contro, perché sarà questo, allora è vero, sarà, non è capito. Sarà il contesto.
e quindi ci sarà un'inversione di marcia. Io mi auguro adesso, consigliere Stilitano, ho chiesto dell'intervento del presidente dell'assessore Morgia, ma però dimenticavo una cosa, che la competenza della commissione urbanistica, fino a prova contraria, ce l'ha l'assessore Fantino, dove per mesi e mesi è stata latitante e con una delibera così importante non si è mai permessa di venire, caro consigliere Stilitano, in commissione. Consigliere Patorca, sta facendo l'interno, non è possibile. Mi sto difendendo. Che rischia il fatto personale, c'ho un minuto. Certo, questo è un fatto personale, assessore. No, lei sta, riaprendo la discussione. Se consigliere, presidente Villa, mi consenta, è un fatto personale non vedere il presidente della giunta che venga in consiglio o che passi un attimo in commissione a dirci... Questo non è una questione personale sua, consigliere Patorca. Ha ragione, allora, però voglio dire, è l'ennesimo, come si fa a votare, caro consigliere, a non capire nel voto? Beh, io sinceramente, Guardi che è lei che non capisce qua, non io, io capisco bene. Lo so, infatti per capire lei... Consigliere Madonna, io le ho dato un minuto, chiarisca il suo pensiero e poi basta. Allora il mio pensiero è questo, consigliere. Consigliere Stilitano, lei deve capire, io non ho capito e me ne scuso di non aver capito, ma le voglio ricordare soltanto questo: noi qui abbiamo un eccellentissimo vicepresidente in sostituzione dell'eccellentissimo e gentilissimo presidente, che purtroppo è partito, no purtroppo, beata lei che se n'è andata e tornerà. E questo tema così importante sarebbe stato, e diciamo che è andato molto in fretta, consigliere, ecco perché io non ho capito, perché abbiamo fatto sì e no due commissioni, avete fatto e mezzo per decidere, quattro, una è andata via perché il parere non ci siete stati, quindi si è ridotto a due e mezzo. Grazie, consigliere Matondola, per favore, hai dato un minuto. Un problema così per importante. Favore, consigliere Matondola, abbiamo capito. Consigliere e mezzo, caro consigliere, mi permetta che mi lascia un po' per presso nel caso. D'accordo, grazie. Grazie. Vicepresidente Morgia, prego. Che abbia studiato, se no non intervenire. Signor Presidente del Consiglio, consiglieri, io intervengo sollecitato anche dal dibattito molto importante che è avvenuto in quest'Aula, sono intervenuti 8 consiglieri e anche per quello che ho ascoltato dal dibattito che c'è stato nella commissione competente, alcune precisazioni rispetto alla delibera e alle questioni politiche che essa si porta dietro. Intanto la delibera scade domani, quindi il Consiglio ha avuto tutto il tempo a disposizione per poter affrontare i temi. Scusi assessore, vorrei fermare un secondo, può dire, perché sennò il consigliere Matano non capisce. Consigliere, ascolti l'assessore, se poi non capisce, scusi. Scusate, prego, prego. Dicevo, la delibera scade domani, quindi il Consiglio, il Municipio ha avuto tutto il tempo per confrontarsi su questo tema che è sicuramente importante. Scusate, per favore, su. Per favore. Io non sono un per favore. Non si sente, sembra di star in chiesa e quindi ci sono stati tutti i tempi per poterne discutere tra di noi, confrontarsi. La Giunta non ha espresso parere perché il precedente Consiglio Municipale dell'ex decimo municipio si era già espresso su questo e quindi anche per rispetto dei consiglieri che ne fanno tuttora parte, anche rispetto a prima e anche per lasciare un dibattito aperto rispetto al Consiglio. Potete star certi che su queste e altre questioni la Giunta esprimerà il proprio parere anche attraverso sollecitazioni, inviti al Consiglio, confronto su tutti i temi dell'urbanistica. Io volevo solo qui richiamare alcune questioni che vengono
avanti nel dibattito anche cittadino sull'urbanistica. Qualcuno l'ha richiamato, insomma, il dibattito è forte, la città, i vari interessi che sono nella città si fronteggiano rispetto alle nuove edificazioni, alle nuove trasformazioni, alla rigenerazione, ai cambiamenti di destinazione d'uso, cioè sono varie le ricette che ognuno pone in essere per far ripartire anche l'economia di questa città. Le 167, le edificazioni di cui si parla in questa proposta di deliberazione dell'amministrazione comunale, bisogna saperlo, non sono le lottizzazioni private, sono case che viaggiano circa 30-35% meno del valore di mercato attuale, molti di noi qua ci abitano e sono tutte occupate, non sono quelle sfitte. Questo per chiarezza, per capire di che cosa si sta parlando. Nello specifico, le 167, qui il consigliere Ciancio ha espresso, ha toccato un punto che secondo me è parte del dibattito e dello sviluppo della prossima urbanistica nella nostra città, la questione delle convenzioni e come queste vengono avanti. La delibera 70 è un punto su cui edificare di nuovo. È chiaro che nella scorsa consigliatura si sono allargate le maglie a favore dei costruttori da parte dell'amministrazione comunale e questo non va bene. Bisogna recuperare un primato della politica e dell'amministrazione rispetto ai vincoli che la stessa dà agli operatori economici. Io lo dico facendo bene chiarezza, perché qui si parlava anche di oneri, di opere pubbliche che ricadevano sul territorio. Bisogna essere chiari, le 167 sono mai portate, e io dico ahimè, appresso le opere di urbanizzazione primaria e secondaria automaticamente, così come invece avviene nelle convenzioni edilizie private, dove sulla convenzione ci sono scritti, diciamo, le opere che la convenzione stessa è obbligata a eseguire contestualmente alle nuove edificazioni. E questo è un limite dei 167. Lo sapete tutti, io abito in una 167 che ha visto la prima opera, diciamo, pubblica, cioè l'asilo nido, molti anni, anzi un decennio dopo che Osteria del Curato 1 era stata edificata, cioè, e così pure altre 167. E credo di interpretare, anche perché ho visto, diciamo, la narrativa della delibera di parere che è uscita dalla Commissione, che il Consiglio, i commissari hanno espresso il proprio parere negativo rispetto a questa proposta di deliberazione comunale per questo motivo. Questa proposta di deliberazione comunale, che non sfugge a nessuno, è un grande sforzo di riduzione delle densificazioni all'interno dei piani di zona 167. Qui qualcuno ricordava nella consigliatura Lomanno la proposta che veniva dalla giunta comunale di allora era doppia rispetto ai piani di zona. Ma questo, diciamo, non basta a territori che hanno delle loro criticità e fragilità molto forti, dovute ai servizi, che in queste 167 non sono presenti e che vanno ad appesantire già la difficoltà, soprattutto nella zona a ridosso del Grae, nell'Escrestrada, un deficit dei servizi stessi.
E quindi le motivazioni che io leggo nella delibera, nel corpo della delibera, sono le motivazioni che rendono questi quartieri diciamo a un basso grado di vivibilità rispetto ai servizi stessi. Dobbiamo essere, come dire, consapevoli però che proprio per il motivo per cui queste opere, gli oneri non direttamente conseguenti delle opere pubbliche nei 167, c'è il rischio molto concreto, qualcuno lo diceva, che in Consiglio Comunale diciamo questa proposta di deliberazione possa passare. Anche per, come dire, un consenso di quello che richiamavo prima, la tipologia dell'edificazione di 167, che non è una lottizzazione privata e che ha vari interessi sul territorio. Nello specifico questa proposta da noi implica un aumento se passasse, un aumento di 1500 abitanti circa, 390 a Osteria del Curato e 1100 alla Romanina. Diciamo cose importanti ma non così stratosferiche rispetto a quello che ci aspetta, e qualcuno qui lo diceva. Ma io voglio segnalarvi ancora una cosa che nel corpo della delibera, diciamo, è stata accennata. Il piano di zona 167 Romanina prevede un non residenziale non completato. Io credo che l'operatore stia aspettando il piano casa per completarlo, e non certo per non residenziale, e probabilmente rispetto a quello non ci saranno vincoli che noi potremmo dare rispetto a quella pianificazione. E questo è uno dei motivi che rende ancora più critica l'area della densificazione della 167 di Romanina. Per il resto, che dire, io sono certo che questo Consiglio aprirà prossimamente una grande discussione, credo, con il territorio, sicuramente con il territorio e con i cittadini, rispetto alle trasformazioni urbanistiche che più propriamente ci permettono di intervenire nella pianificazione, che è quella la questione dei print. Io lo dico a tutti quanti noi, in primis a me stesso, per vigilare. Perché questo? Perché nella scorsa consigliatura è successo che un print, cosiddetto print fat, ma che attualmente firmata la convenzione ma non ritirata la licenza, si è trasformato in un accordo di programma. E rispetto alle opere pubbliche che si porta appresso, forse è stato disatteso anche quello che era un auspicio da parte del Consiglio Municipale. E credo che questo noi, tutti insieme, per il bene del territorio, non dobbiamo più fare accadere. E credo che, insomma, pure il dibattito di oggi, l'attenzione che c'è su questo tema, credo che possa essere, io lo interpreto positivamente, affinché tutti quanti insieme lavoriamo nella direzione giusta. Poi possiamo pure avere opinioni diverse, ma cercare di capire le criticità confrontandoci con i cittadini per poter condizionare le trasformazioni urbanistiche che verranno, soprattutto quelle private, per poter trarne i maggiori benefici, credo che sia nelle corde di questo Consiglio, e sicuramente lo è nella Giunta, perché anche il dibattito su questa cosa in Giunta è stato molto come dire, approfondito. Assessore Molce, c'ho un minuto ancora. Sì, grazie, molto approfondito, e per cui sono certo che insieme faremo un buon lavoro a beneficio dei cittadini. Grazie. Grazie. Allora, passiamo al... un attimo, così... siamo in dichiarazione di voto adesso. Allora, dichiarazione di... allora,
fatto personale. Non ho capito qual è il fatto personale. Vabbè. Dichiarazione di voto. Allora, chi vuole fare dichiarazione di voto? Consigliera Lozzi. Allora, noi ribadiamo il concetto, siamo contrari alla densificazione e quindi favorevoli alla delibera, giusto? Ok, così non ci stanno confusioni. Per quanto riguarda i motivi, sul territorio noi da sempre abbiamo delle densificazioni con degli oneri a scomputo che non vengono mai realizzati, parzialmente realizzati, mai collaudati, mai acquisiti a patrimonio pubblico, quindi costruiscono, l'economia viene mandata avanti dall'edilizia, però poi il territorio non ha mai benefici. Allora forse bisogna cambiare il modo di trattare l'urbanistica sul territorio. Bisogna fare delle leggi in cui si preveda prima la realizzazione di tutte le opere, dopodiché il privato può anche costruire. Invece noi che facciamo? Ci spendiamo come politici? No, perché dobbiamo mandare avanti l'economia. Sono 40 anni che cerchiamo di mandare avanti l'economia con l'edilizia e dopo 40 anni siamo in mezzo a una strada. Probabilmente non si manda avanti l'economia, ma si mandano avanti semplicemente le tasche di qualche privato. Ecco, quindi dobbiamo cambiare il modo di fare questa cosa qua. Si accennava al Printex Fatme, che è diventato accordo di programma, perché il municipio aveva dato parere favorevole all'aumento di cubatura per la realizzazione di un sottopasso. Probabilmente è stato trasformato in accordo di programma perché quel sottopasso non avevano intenzione di farlo. Quindi i giochetti a livello comunale vengono fatti sia se il municipio pone particolare attenzione, sia se l'attenzione è scarsa. Noi siamo sul territorio, noi dobbiamo valutare quali opere possano essere fatte a favore del territorio e soprattutto bisogna controllare, e anche i nostri cari consiglieri comunali che tanto sono a favore di questa 167 per questa emergenza abitativa, quando la gente che si muore di fame sempre sotto i ponti sta, dopo aver fatto passare dei piani del genere dovrebbe controllare che tutto venga fatto come deve essere fatto, che le opere vengano portate avanti, ma siccome non hanno interesse nel dopo ma solo nel prima, noi come territorio per il momento diciamo che questo tipo di politica non ci sta bene e quindi votiamo contrario. Grazie consigliere Lozzi. Consigliere Ciancio per il PD, prego. Grazie Presidente. Io volevo intanto farò la dichiarazione di voto per il PD, ma volevo ringraziare l'assessore per la dolcissima attenzione avuta oggi nei confronti del Consiglio rispetto al fatto che si augura che gli oneri vengano spesi bene, per l'edilizia economica popolare in particolare, ma vorrei ribadire di avere la stessa dolcissima attenzione per quanto riguarda gli oneri per le sanzioni amministrative che devono essere spese per i capitoli di bilancio programmati. Non fare spostamenti repentini all'ultimo momento, ma mi accingo a dare il voto per il Partito Democratico che dirà no, un parere contrario alle densificazioni, quindi parere favorevole alla delibera, rimarcando l'articolo 13, l'articolo 16, l'articolo 19 che contempla proprio i passaggi cruciali relativi agli obblighi da parte dei privati sulla realizzazione degli impegni che dovranno assumersi. Non guardare con accuratezza questi articoli vuol dire lasciare in mano il progetto, perché parliamo della progettazione definitiva, la fa il privato di quello che ci compete, il calcolo lo fa il privato, i titoli abilitativi rispetto a quello che costruisce lo fa il RUP suo, non il RUP dell'amministrazione. Di fatto è tutto qua il nodo dell'arcano. Per il resto la rigenerazione urbana che propone l'assessore Cauto l'abbiamo condivisa e vorremmo condividerla per il futuro con un nuovo modello di pianificazione. Dove c'è certezza per alcuni servizi fondamentali bisogna dare certezza con degli atti che produce l'amministrazione, cioè i nostri funzionari. I nostri funzionari devono
produrre gli atti amministrativi. E sono molto bravi perché sono tanti, però forse vengono messe da parte. Mi accingo quindi a ribadire il voto favorevole alla delibera da parte del PD. Grazie, grazie Presidente, grazie Assessore. Consigliere Giuliano, prego, per Fratelli d'Italia. Sì, grazie. Allora, prendo a spunto la risposta del Vicepresidente e Assessore ai Lavori Pubblici Morgia. Beh, che in modo molto elegante ha cercato insomma di uscire dall'impasse, di dire che la Giunta non ha dato ovviamente un parere per rispetto delle precedenti interventi, votazioni della scorsa consigliatura. Questo in parte può essere vero, perché comunque sia si potrebbe avere sempre rispetto di quello che è stata la votazione precedente, ma comunque nasconde, caro Vicepresidente, io capisco la sua eleganza nella risposta, ma nasconde ovviamente questa dualità che c'è tra Roma e Municipio, quindi come abbiamo detto prima, purtroppo è una cosa interna e quindi da partire dal Presidente della Commissione e quindi alla Giunta del Consiglio Comunale trova difficoltà qui a far atterrare una certa decisione. Meno male, dico, perché non siamo mossi automaticamente come burattini, però è vero pure che, come ha detto prima, poi probabilmente verrà approvato, probabilmente non solo questo verrà approvato, probabilmente tante altre cose verranno approvate e noi dobbiamo difenderci. Volevo dire, nell'essere appunto favorevole alla contraria, alla delibera, quindi che non vogliamo la densificazione, che prima la consigliera Lozzi giustamente ha detto bisogna comunque controllare prima. È vero, la delibera Corsini, dei tanti danni che la sinistra ha sempre detto nei confronti della Giunta Le Manno, però una cosa buona l'assessore Corsini l'aveva fatta, no? Nel 2009 ha detto non si fanno più costruzioni se non si sono definite, attuate tutte le opere di urbanizzazione. Questo non l'ho detta io, è la delibera Corsini del 2009 che sta in Campidoglio. Dopodiché ovviamente il mondo si è stranito, perché non è facile far fare tutte le urbanizzazioni prima e poi si iniziano a costruire, perché poi le banche non danno qui sempre le possibilità di intervenire con i mutui edilizi. Allora è stata fatta la delibera 70, che prima l'assessore diceva, dove appunto perlomeno 40% di urbanizzazione, 40% di edificato, più 40% e 40%, 20 e 20, almeno si cammina di pari passo, cioè qualcosa non si scorda. Quindi questo ovviamente esiste già come strumento, ma quindi per rispondere alla Lozzi, la collega dice va comunque seguito, perché se nessuno lo segue, nessuno controlla, nessuno ha validità. La 167, per chiudere, quindi prima che lei Presidente mi dica che giustamente non è un altro intervento, la 167 a differenza della privata ovviamente ha tutto un altro iter, però è vero pure che questo secondo straccio del PEP, quindi Piano Edilizia Economica e Popolare, no, noi dobbiamo digerire una densificazione, ma non stiamo parlando di case popolari vendute a prezzi popolari, stiamo parlando di case che vanno da 2005 a 2700 euro metro quadro. Quindi io questo lo ricordo tanto per dire che effettivamente se stanno il 30, il 35, il 40% sotto l'edilizia libera privata, sì, questo può essere vero, però è vero pure che i livelli di riferimento per questo tipo di edilizia non sono bassi, anzi, voglio dire, poi se mettiamo il prezzo di massima cessione che dovrebbe essere quello garantito dall'amministrazione comunale, entriamo poi in meccanismi che non usciamo più. Grazie. Grazie consigliere Giulia. Consigliere Matrone, lo prego. Grazie Presidente. Allora, vedete che significa far parte della Commissione Urbanistica? Avete sentito il consigliere Giuliano come ha spiegato bene? Come l'assessore, no l'assessore scusi, il vicepresidente Morgia, che oggi è in veste di vicepresidente, perché ripeto, la competenza sull'urbanistica, ripeto, è in mano all'assessore Fantino. E allora io mi chiedo, perché l'assessore Fantino non viene? Perché si sta comportando come Matronola. Non sa
cosa sta succedendo nell'urbanistica, non sa cosa dire, non prevede, non sa cosa allora rispondere. Allora non ha capito niente, consigliere Mangano. Cosa rispondere e quindi che cosa fa? Manda avanti i suoi scudieri. Perché di questo si tratta. Manda avanti un presidente, manda avanti un vicepresidente e lei si nasconde purtroppo dietro al dito. È vero, è stato fatto in giunta. La presidente è partita, questo parere si poteva esprimere prima che lei partisse, in modo avevamo modo e maniera di ascoltare quello che io sto dicendo da diversi mesi. Sto dicendo, ma il nostro presidente Ana Susi Maria Fantino, credo che così si chiami Ana, ma che ne pensa sull'urbanistica? Beh, l'ho detto pure, se non erro, due consigliature fa ho chiesto, presidente, quando arriveremo ai print di Morena, quando arriveremo alla centralità romanina, ma lei che dirà? Che dirò che non posso venire, perché poi questa è la realtà, perché effettivamente, scusatemi tanto, non voglio fare così, padrone, dichiarazione di voto, per favore. Capito? C'ha tre minuti, mi sono passati già due. Presidente, il mio ruolo è questo. Mi ruba i minuti, mi interrompe per il tempo. Presidente, non è che ogni volta dobbiamo fare così, consigliere Matrone, per favore. Aspettiamo poi i tempi, no? Lei ha lasciato parlare il suo vicepresidente, facente funzioni di presidente, giustamente, e adesso mi lasci parlare a me, perché il nostro presidente, facente funzioni, assessore Morgia, ha detto che c'è un clima di attenzione da parte di questo consiglio. Ma attenzione? La chiamiamo attenzione? A me sembra un clima un po', come posso dire, poco sereno, se non mi viene il termine proprio appropriato, però poco se. A me mi sembra un pesce d'aprile questo, perché oggi è primo aprile, sbaglio? Speriamo che non sia il pesce d'aprile, cioè, perché portare questa delibera così il primo aprile mi fa intendere che sia un pesce d'aprile, perché io ripeto, ho molte perplessità, molte, però posso dirlo, quella volta votai contro, votai a favore nel 2010. Questa volta, visto tutto lo schieramento che è abbastanza convinto, diciamo che è abbastanza convinto, un clima poco sereno ma abbastanza convinto, purtroppo devo esprimere un parere e il parere senz'altro sarà, aspettate tutto quello che dico, sarà favorevole alla delibera e il contrario al parere. Sì, presidente Stelitano, se non capisce questo può pure allontanarsi dall'aula e faccia un altro un dopo scuola, mi scusi consigliere. Grazie consigliere Patronola. Abbiamo capito il punto. Sono passati più di 4 minuti, consigliere Presidente, è maleducazione. Non è maleducazione, è lei che va sempre oltre il tempo. Per favore, consigliere Landaica, prego, dichiarazione di voto. Grazie Presidente, il voto del gruppo della lista civica per Marino sarà convintamente favorevole alla delibera a cui abbiamo partecipato in commissione. Ringraziamo il Presidente Poli che a nostro modo di vedere ci ha dato tutto il tempo di poter ragionare su questa delibera, sulla proposta del Campidoglio. Sono venuti gli uffici, abbiamo visto le carte, si poteva fare meglio, si poteva fare di più, non lo so, forse sì, in un mondo ideale, ma visti i tempi che avevamo, visto che domani dovevamo esprimere parere entro domani e visto che ogni gruppo, secondo noi, ha avuto modo di poter approfondire la questione, appunto come ci ha ricordato il collega Matronola, ci siamo quattro volte, la commissione si è occupata di questa delibera anche con una convocazione speciale. Io vorrei anche ringraziare però il gruppo del Partito Democratico, perché siamo nella stessa maggioranza e insomma noi oggi siamo molto contenti che il gruppo del Partito Democratico, che disse no a questa cosa nel 2011 quando arrivava da una consigliatura di parte avversa, continua a dire no
oggi a questa stessa cosa. Quindi io ci trovo un motivo di grande coerenza e di serietà a difesa del territorio. Mi sarei trovato onestamente più in imbarazzo come collega di maggioranza se il Partito Democratico avesse cambiato idea semplicemente perché questa volta la proposta arrivava da un'altra fazione. Quindi insomma non capisco. Ma è una dichiarazione per il PD, non ho capito. Insomma, allora voteremo favorevolmente, ripeto, abbiamo insomma, apprezzato tutto l'iter ed anche il comportamento della nostra maggioranza. Grazie. Grazie consigliere Valdaga. Non ci sono altre dichiarazioni. Consigliere Cofano. Prego. Grazie Presidente. Il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà voterà favorevole alla proposta di deliberazione del municipio in cui si chiede la contrarietà, si esprime il parere contrario alla proposta 22 del 2014. Ribadiamo, come già detto anche nell'intervento, l'apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dall'assessore Gaudo in merito alla riduzione dei piani di zona del 50%, ma non consideriamo la riduzione del danno in termini urbanistici una buona merce di scambio per un buon lavoro politico, per cui chiaramente al di fuori delle considerazioni che possiamo dare in merito agli altri piani previsti, alle altre varianti del PRG relative ai piani di zona di altre zone del Comune di Roma, ma ci atteniamo a ciò che concerne i nostri territori, per cui su Romanina, su Osteria del Curiato. E nel merito di questo il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, votando favorevolmente a questa delibera, darà parere contrario alla schema di deliberazione 22-2014. Grazie. Grazie consigliere Cofano, non c'ho altre dichiarazioni di voto. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla delibera che esprime contrarietà alla proposta che ci perviene dal Comune? Allora, chi è favorevole? Facciamo una controprova, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, la delibera è stata approvata con 22 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto, giusto? Va bene.